Il legame che io ho col Pino Nero è un legame molto forte perché questa azienda, innanzitutto perché è un dato oggettivo, cioè questa azienda è la più grande azienda italiana per estensione coltivata a Pino Nero, quindi è un'azienda che ha una dimensione di vigneti importante. Quindi è chiaro che è la mia uva, con cui poi andare diciamo, a fare diversi vini che io onestamente. Con alcuni c'è proprio un legame importante, perché il legame tra il produttore e il vino è un legame che deve essere forte, ci deve essere una forte personalità del produttore all'interno del vino. Quindi il Pinot Nero per me rappresenta la storia dell'azienda, rappresenta un dato oggettivo che è quello di avere dei vigneti particolarmente vocati, una zona vocata e rappresenta anche, come si può dire, un progetto, perché io sul Pino Nero ho costruito poi il mio progetto di vita, di lavoro, enologico, di comunicazione, quindi per me il Pino Nero è assolutamente, mi rappresenta al 100%. Siamo in arrivo a Cascina Pernice, con la vigna, come si può vedere dal cartello, con la vigna che dà il nostro cru di Pino Nero Pernice, un cru importante a cui io sono molto affezionata perché diciamo che è un po' il primo vino su cui ho iniziato a lavorare all'inizio di questa avventura. L'azienda di Rocca De Giorgi ha un'estensione di 826 ettari, di cui quasi 200 sono a vigneto. Vigneti la cui maggior parte, come dicevamo, è il Pino Nero che è diviso tra cloni da bianco e cloni da rosso. Tutti i cloni che vengono dalla Francia, atti per la spumantizzazione piuttosto che per la vinificazione, in rosso. Abbiamo deciso di fare una zonazione, abbiamo deciso di vinificare separatamente le uve provenienti da alcuni vigneti. Proprio per andare a selezionare le migliori vigne di Rocca De Giorgi per fare i nostri vini o comunque diciamo poter diversificare, quindi poter avere in cantina vini differenti grazie alle differenti esposizioni, altitudini, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro molto meticoloso di una mappatura aziendale che si trasforma poi magari in una singola bottiglia. Siamo a Rocca di Giorgi, nella cantina cosiddetta la Casa del Pino Nero, così l'abbiamo denominata, in una cantina che abbiamo recentemente ristrutturato. È una cantina antica che si trova in un'azienda storica per la produzione di Pino Nero, che infatti è stato piantato nel 1850, e qui abbiamo voluto fare il massimo per poter portare le nostre uve praticamente intere all'interno del serbatoio. Quindi è una cantina dove troverete un sistema per caduta, non esistono pompe, tutto scivola delicatamente di passaggio in passaggio per poi arrivare nei nostri vinificatori in acciaio e in legno che si trovano nel piano sottostante. Il nastro ci porta alle uve intere dopo una selezione ottica. Abbiamo una pigiatrice che si trova sopra a un cosiddetto maialino, per cui noi portiamo le uve nei serbatoi con un carrello. Tutto questo perché? Perché vogliamo avere l'uva intera, vogliamo avere gli aceri interi, vogliamo avere una delicatezza che poi ci riporta in bocca tannini ed eleganza. Vedi, questo contenitore si va a riempire, sono piccole quantità sempre per non schiacciare l'uva e poi pian piano si riempiono tutti i serbatoi. È una follia, ma d'altronde chi fa questo lavoro delle volte con la passione che ho io fa anche cose un po' irrazionali, diciamo. Il Pino Nero, dopo la vinificazione che viene fatta in acciaio untino, un tronco conico refrigerato, sempre a temperatura controllata, viene messo nelle barrique per fare la fermentazione malolattica che viene posticipata a primavera tendenzialmente. Che tipo di barrique? Sono barrique che noi ogni anno rinnoviamo con una parte di legni nuovi.
provando diverse, come si può dire, diverse barrique, perché poi ogni fornitore, magari pur essendo le medesime le foreste, comunque vengono lavorate in maniera diversa. Noi oggi prendiamo barrique da François Frère, da Super Hermitage, Raymond, poi c'è un Talonso. E dov'è, diciamo, la cosa, forse la massima soddisfazione per chi fa quel lavoro? Quello di poter scegliere all'assaggio come andare a comporre il proprio vino. Quindi noi che cosa facciamo? Abbiamo una selezione di barrique di primo, secondo e terzo passaggio di diverse provenienze, assaggiamo quello che è contenuto nelle barrique e poi decidiamo che cosa andare a mettere in bottiglia, che chiaramente è il mix di tutte queste cose, di questa disponibilità. Quello che scartiamo va poi a, diciamo, contribuisce al costo del nero, che è il nostro secondo vino. Abbiamo mantenuto una parte storica della cantina, che erano le vasche di cemento. Le vasche di cemento che poi tra l'altro diventano anche mura importanti della struttura stessa. Vasche di cemento che abbiamo conservato come erano, se non che sono state aperte all'interno, in alcuni casi sono state eliminate le facciate per utilizzarle come spazio di conservazione delle vecchie annate dei nostri vini. Noi conserviamo i cru, il Riesling, che ci piace molto fare invecchiare, e del metodo classico dopo la sboccatura. E quindi abbiamo, diciamo che lo spazio non basterebbe mai, ecco, perché ci piacerebbe sempre tenere tante cose, e comunque stiamo creando una storicità per i posteri e per l'azienda stessa. Questo è. Il mio sogno è quello di affermare l'azienda sul Pinot Nero, quindi che ci sia una riconoscibilità del marchio legata alla grande qualità del Pinot Nero, e chiaramente quello di tramandare l'azienda alle future generazioni, di tramandare un'azienda sana, forte, che sia, come si può dire, che abbia davanti altri 1000 anni. Questo è sicuramente il sogno che mi porto dentro.